L'uomo respirava a fatica, steso come era steso, con il gabbiotto della ferrovia a dargli appoggio. Un rivolo di sangue gli scendeva dalla bocca, in mano il fucile mitragliatore MAB-38, come a volergli si aggrappare, mentre gli occhi si andavano spegnendo. Una macchia di sangue si allargava sul fianco, dalla ferita che mortale lo aveva stramazzato, togliendogli le forze, respiro e presto anche la vita. Francesco Guarnieri fu salvatore, e Angela Politi, guardia scelta di pubblica sicurezza, lo guardava indifferente. Le dita della mano grattavano la pistola d'ordinanza, una beretta 51, che tenevano stretta, interrogandosi sul da farsi: soccorrere l'uomo, dargli conforto, oppure sparargli un colpo a farla. L'opzione valeva l'altra.